dopo mondiale, sei pronta? Prontissima, questo è il terzo mondiale per me, il primo nel 2006, da narratrice naturalmente, il primo nel 2006 l'abbiamo vinto, il secondo l'abbiamo perso, io l'ho vinto comunque perché è stato l'anno della nascita di mio figlio, quindi era per me un mondiale già vinto come anno stupendo, e adesso il 2014, l'anno del mondiale dei mondiali in Brasile, sono prontissima, non vedo l'ora, ho già la febbre da attesa, perché per me il mondiale è questo, una grande attesa da tifosa. Poi gli orari sono anche utili per chi guarda le partite, cioè proprio post cena, pomeriggio, serata, insomma il calcio nel salotto. È un mondiale da poltrona, da divano e non da luoghi. Tutti abbiamo nell'immaginario, no, il mondiale vissuto strappando il tempo da altre parti, quindi in autogrill perché stai viaggiando, piuttosto che non so, in ufficio organizzandosi con i colleghi. Invece questo è proprio il mondiale della famiglia che si ritrova a casa insieme agli amici, insieme alla comodità del calore domestico, calore in tutti i sensi, perché insomma sarà un mondiale davvero caldo da tutti i punti di vista. Perfetto.